Ragazzuoli, mi raccomando, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like. Cerchiamo di superare per questo video almeno i 300 like. Conto su di voi, ragazzuoli, mi raccomando. Ovviamente in questo video andremo anche a parlare sul cosa fare, su Matrona, sul banner, cosa è in vista. Ovviamente è nel breve periodo, quindi fa un paio di settimane massimo, e o forse anche una settimana. Ok, e ovviamente vi ricordo di non mancare assolutamente oggi in live su Twitch, link in descrizione, non mancate per nessun motivo al mondo. Detto questo, buona visione! Oggi su Grand Cross Jump, eccoci qua ragazzoli con la nostra matrona di Halloween. Ora non so se è limited, ma dovrebbe essere limited per appunto di Halloween. E andiamo subitissimo a vedere il gift. Ovviamente partiamo dai gift. Non ci dovrebbero essere una gemma, vabbè. Non ci dovrebbero essere cose eclatanti come reward. Adesso vediamo due gemme. Vabbè, niente di eccezionale, classicissimo. Biglietto del bingo, perché qui c'è anche il bingo, ovviamente importantissimo. Una clessidra regalata, ottima. Ovviamente oltre a questo, ragazzuoli, vi ricordo di joinare, di mandare la richiesta nella mia gilda Jap che si chiama Avalon. Mi raccomando, ragazzuoli, entrate, mandate la richiesta e poi ovviamente sarò io ad accettarvi. Andando superissimo però a parlare del fulcro di questo video, cioè del banner di Matrona. Eccolo qua ragazzuoli, banner step up. Ovviamente banner step up con il nostro personaggio in rate up. E andiamo superissimo, prima di dire cosa fare, a dire una cosa, ok? Le prime due multi vanno fatte. Le prime due multi, ragazzi, come ogni step up, sono nei classici due multi, una scontata e l'altra normale. Quindi sì, fate due multi praticamente al prezzo di uno, perché la prima costa 30 e la seconda costa una gemma. Di conseguenza, invece di spendere 60 gemme per due multi, spendete 31. Quindi diciamo che la fortuna, quando c'è il banner step up, ve lo dico da sempre, le prime due multi vanno sempre fatte. Di fatto è quello che faremo noi in questo video. Ma comunque, prima di andare a vedere, anzi, prima di andare a dire cosa fare dopo le due multi, andiamo a vedere il banner, perché troviamo uno 0.5 di rate up per Matrona con un rate del 3% SSR totale, e poi troviamo per gli altri personaggi con uno 0.23, quindi lei è letteralmente il per 2 rispetto agli altri. Troviamo un Deathpins, una Deldri, Roxy rossa, Zalatras, Shin verde, Mono blu, Roxy verde, Shin rosso, Chandler e Arthur Excalibur. Allora, essenzialmente il banner è una merda, ok? Però comunque qualche personaggio carino c'è Roxy, c'è Chandler, c'è Arthur, insomma qualche personaggio carino dietro se lo porta, ok? Questo assolutamente non c'è nulla da dirgli sotto questo punto di vista. La parte 2 in sede della celebrazione per quanto riguarda i 40kk con, sì, con ovviamente il roba di Matrona annessa, quindi con una parte di Halloween annessa, diciamo che tutto sommato è carina, ci sta. Nulla di eclatante, anche perché sono eventi già visti, però che comunque danno un botto di roba, cioè parliamo anche del bingo stesso, da un botto di materiale questo evento qua, quindi è super super stonks sotto questo punto di vista. Ci sono anche i demoni, che possiamo farli essenzialmente tre volte, cioè possiamo fare il crimson, possiamo fare il grigio, possiamo fare il red, cioè possiamo fare, insomma, questo è il crimson, altro è il grey, vabbè, comunque è uguale, grey, red è uguale. Ovviamente qua c'è la roba da riempire con un pezzo del Boret, quindi c'è anche un pezzo che te lo danno essenzialmente. C'è anche il City Shop, classiche cose, con i pezzi di Halloween del Boret, molto figo. E tra l'altro, attenzione, è del Boret quello nuovo? No, regà, questo è il Boret nuovo. In teoria è il Boret, quindi è il primo set per il Boret nuovo? Interessante, in teoria, perché, scusatemi, questo è dove tengono... è il centro del baretto nuovo, no? Dove c'è Mirados che quando va a cucinare il cibo fa il giro o ban, insomma, quella roba là. Cioè, ok, quindi è il primo set del baretto nuovo, figo? Ci sta, poi lo vedremo su Twitch quando lo completeremo. Ma comunque, tornando al banner, di per sé è completamente skippabile, ok? Di fatto, questo è un personaggio per il PvE. È un personaggio che non è nulla di eccezionale, però è carina. Cioè, a me piace, però non è nulla di eccezionale, ok? È il classico personaggio da parte 2 che lo usi da qualche parte, in questo caso lo usi del piccione, ok? Quindi è un personaggio che va a facilitare il piccione. Però perché sconsiglio il pull? Perché questo è lo stesso banner di quello che ci fu l'anno scorso
con Roxy e Shin di Halloween. Questo è il Madness Step Up, come per appunto ci fu l'anno scorso con questi due, e dopo Chico Terverde. Quindi sì, oltre a questo c'è anche la voce che ci dovrebbe essere un Escanor di Halloween. Quindi, che questo Escanor di Halloween sia la controparte di Gother Halloween dell'anno scorso, che esca dopo questo banner, che tra l'altro l'anno scorso Gother Halloween uscì dopo una settimana rispetto a Shin e Roxy. Quindi, in teoria, se sarà come l'anno scorso, Escanor Halloween uscirà fra una settimana. Attenzione, io ve la butto là per mettervi al corrente su tutto, prima di opulare su questo banner. E tra l'altro, sentendo anche un leaker, c'è già la voce che nel banner Halloween, perché sì, c'è un banner Halloween, ci sarà Gother Verde dentro quel banner Halloween. Quindi, se dovesse esserci questo fantomatico Escanor Limited, al suo interno ci sarà Gother Halloween. Quindi all'interno del banner ci sarà Gother Halloween. Quindi questo banner qua, a mio avviso, è completamente skippabile. Io vi do un consiglio, un consiglio spassionato, per così dire. Aspettiamo una settimana, ok? Aspettiamo una settimana, a giovedì prossimo. Se giovedì prossimo esce il prossimo banner Halloween, come fu l'anno scorso, che ci fu Roxy e Shin dopo una settimana con Gother Verde, e poi se sarà in quel modo, guardiamo ovviamente come sarà Escanor o qualsiasi altro personaggio limited uscirà. Se farà schifo, magari si va su Matrona. Però, visto l'anno scorso che uscì Gother, che fu sbloccato ancora oggi, insomma, che è stato sbloccato, che è ancora oggi sbloccato, si prospetta essere un personaggio comunque importante. Si spera sia un personaggio importante. Questo è. Comunque, davvero, per quanto mi riguarda, si skippa, si fanno solamente le prime due multi tentando la fortuna. Finire il giro, secondo me, o si è un player non free to play, quindi o si shoppa o non si deve fare, per quanto mi riguarda. Però ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole sul suo account, quindi è semplicemente un consiglio. Ovviamente il banner classico funziona allo stesso modo di ogni step up. L'artwork di Matrona è carina, la skin è molto carina. E continuando e finendo allo stesso tempo il discorso, è molto molto probabile che assolutamente settimana prossima, magari non settimana prossima, ma quella dopo ancora, comunque o a fine festo, o a fine 40kk, o comunque a fine banner di Matrona, uscirà questo fantomatico nuovo banner di Halloween. Io aspetterei quello, cioè io vi consiglio, aspettate quello, perché come l'anno scorso questo è il banner più sottotono, quello grosso deve arrivare, ok? Quindi, detto questo, facciamo il primissimo video multi, speriamo di portarsela a casa con questo video multi. E ci sto considerando anche il fatto che da cosa non ho sculato, essenzialmente. Oh, ok. Ah, però potete dare, vabbè, cioè, forse sono pure due, però volevo escono l'animation, dai, due. Ok, probabilmente sono due. Dai, lei rate up, dammi subito due matrone in una multa e si vola. Cioè, due matrone in una multa e si vola. Vabbè, in teoria sono due, perché ho fatto tutte le animazioni top. Cioè, counter, spade drizzo, hooker, skip rosso, full counter, full mark. Cioè, in teoria ha fatto, sì, sono due SSR, dovrebbero essere due. Quindi escono l'animation, non sono comunque due SSR. Speriamo o in Chandler o Arthur, o i due dialoghi dell'anno scorso, quindi o Roxy e Shin, ovviamente Matrona, che è il primo premio. Matrona è assolutamente il primo premio. O anche in un Deadpool, se non lo butterei via, nel senso. Ok, beh, qua c'è il Sin. Ok, non c'è nemmeno Shin cielo, però questa è l'Occanimation, per dire. Matrona! Dai! Top! All'inizio non la riconoscevo. GG! Prima multi! Oh, comunque lo posso dire, questo è solo per i veterani. Questo è solo assolutamente per i veterani. Questa cosa è successa anche con la vecchia Matrona. Quella Matrona che ci fu prima dell'It's God, del primo anniversario, che la trovai la prima multi, identica cosa. Cioè, fantastico. Non la skippo, voglio vedere il secondo. Ovviamente, vedete perché si fanno le prime due multi? Per questo. Ora questa, oggi live la proveremo anche nel piccione. Quindi, ragazzi, attenzione, la proveremo anche nel piccione, perché in teoria è il suo main content, il piccione. Magari se ne avevo due, non è che la butto via, cioè, nel ma dov'è l'altro SSR? Me l'hanno scammato l'altro SSR. Oh, dov'è l'altro SSR, ragazzi? Me l'hanno scammato l'altro SSR. È sparito, eccolo qua. Vabbè, mono blu, mica brutta mono blu. Vabbè, ci sta. Meglio di Deldry, va bene, nel senso. GG, assolutamente GG. Vabbè, ci sta, multi da 1. Ora non mi aspetto nulla, è la multi da 1. Poi, beh, dopo una due SSR non mi aspetto nulla. Ok, vabbè, Ramoscello. Questo è palesemente da skip, eh? Questo è palesemente da skip, ma a mani basse. Di fatto, si può tranquillamente skippare. E direi che abbiamo, boh, cioè, Stonks. Cioè, per quanto mi riguarda, Stonks, ragazzi.
assolutamente stonks. E andiamo subitissimo a sbloccarla nel box, ragazzuoli, ed eccola qua, matrona di Halloween. E ripeto, dovrebbe essere limited, quindi tanta tanta roba. Ora la portiamo al volo ad UR, così ci vediamo anche la skin. Ed ecco qua, ragazzuoli, la nostra matrona 2R. La sua skin 2R, ragazzi, per quanto mi guarda, è veramente carina. Cioè, non è da dirgli, il cappello si prende da qua, vero? Ah, non è il cappello. Come non è il cappello? Ma come no? Vabbè, comunque, doveva avere un cappello, non è il cappello. Vabbè, ce ne facciamo andare bene, nel senso. Comunque, sblocchiamo tutte le cose. E io direi che per questo video è tutto. Ah, eccolo qua il cappello, ma è sciupabile, non è sciupabile. Mettere da qualche parte sicuro, fammi vedere un po'. Ah, che tenere il bingo, bella, ve lo immaginavo, bella. Ma anche già, anche qualche tipo di set speciale, ok, va bene. Quello con il set speciale alla Gother sicuramente potrebbe uscire con Escanor o con il possibile prossimo PG. Comunque, ragazzuoli, grazie a tutti per questo video, vi chiedo solamente un bel like. Ditemi cosa avete fatto voi, se avete pullato, se avete scurato come nel mio caso. E spero ovviamente di mandarvi tutta la fortuna possibile. Tanto funziona sempre così, i banner di merda si scura sempre, quelli che non si scura mai. Quindi boys, detto questo, vi ringrazio davvero a tutti per essere stati qua con me, per aver visto il video fino alla fine. Iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video a destra e a sinistra e anche altri qua sopra nelle schede. Grazie a tutti, ragazzuoli, e let's go, boys! E oggi live su Twitch e c'è tutti, ragazzuoli!